personale che uno dovrebbe dire, ma perché scrivi per me? Intanto leggere questo libro ti mette di fronte, a me mi ha messo di fronte ad una realtà che potevo conoscere fino a un certo punto, ma non fino a questo punto. Nel senso che la chiave che poi Andrea ha trovato, così interessante di dargli una nota quasi ironica, per cui tutti i personaggi, ovviamente non potendo fare nome e cognomi, gli ha dato un nome però simpaticissimo, che nella sua diciamo, elaborazione tutte lo vedi esattamente come lui l'ha descritto, e dice questo uomo deve aver affrontato questo problema, deve averlo in qualche modo metabolizzato fino ad arrivare al punto di scriverlo e rimetterci le mani, perché poi nella cosa incredibile del testo tutti i capitoli iniziano con questa figlia che sta al centro di questo percorso, domanda al padre, fa una domanda precisa. Questa domanda lui nel libro l'ha collocata in un passaggio particolare del rapporto con questa vicenda giudiziaria del tribunale che deve decidere l'affidamento. Questa bambina dove andrà? Con chi starà? Perché? Perché come? Una delle prime cose, quando ci siamo sentiti per telefono, io avevo letto pochissime pagine, è che siamo abituati in una situazione in cui ascoltiamo le mamme, in cui le mamme hanno una forte, diciamo, una forte significanza in questo senso, perché le leggi in qualche modo potevano proteggere una situazione familiare in cui spesso i padri potevano risultare realmente violenti, difficili, assenti, andavano con altre persone, insomma c'era una legge che era partita direttamente in quella direzione. Ora però poi ci sono anche coppie in cui questa situazione non c'è, quindi uno si trova in una situazione di percorso di una legge in cui invece la figura della madre è non protetta, ma oltremodo protetta, al punto che il tempo, diciamo così, che lui aveva, che questa situazione racconta, era un tempo sbilanciatissimo rispetto a chi poteva ascoltare e il tempo che aveva di poter portare le proprie ragioni. Quindi stiamo parlando di una storia autobiografica, cioè il racconto di questo libro è una storia autentica, cioè una storia che Andrea Ruffolo ha vissuto realmente. E le domande che questa bambina fa, perché questa storia è durata 10 anni quasi, per cui questa bambina fa delle domande: papà, ma quando la incontri oggi, la persona che decide? Parte da questa quasi domanda fino ad arrivare alle domande più sottili, in qualche modo più, anche più intime. È una bambina cresciuta da un'età molto piccola fino a quando è un po' più grandicella, che va dal papà. In un racconto in cui questo sentimento di questa bambina è enorme nei confronti di questo padre, e come in qualche modo tutta questa vicenda ci racconta questo. Io a un certo punto avrei potuto leggere in modo più specifico il libro, che ne so, leggo l'introduzione, leggo la prefazione, arrivo alla conclusione, mi leggo delle cose centrali, non riuscivo. E tra l'altro non è il mio mestiere, non sarei grande, quindi a un certo punto l'ho cominciato a leggere, ma come diceva lui l'ho cominciato a leggere e non sono riuscito a smettere, perché volevo capire fino a che punto, potevo intuire come era finita, ma fino a che punto, fino a dove, fino a quando un uomo, che può essere anche un maschio, e in questo caso il fatto che sia un uomo maschio è importante purtroppo, però fino a che punto un uomo debba trovarsi a scontrarsi non tanto con la consorte, che di fatto poi comunque in qualche modo opera, si muove in quel modo, ma non è inutile pensare quanto può essere incredibile o terribile quella donna, è inutile, perché se no si esce fuori, no, quanto tutto il meccanismo legislativo sia fortemente spostato in una direzione, in una situazione in cui il bilanciamento è fondamentale. Cioè è fondamentale che io possa immaginare di poter incontrare mia figlia più che una babysitter, cioè voglio dire, avrò dei diritti in più di una babysitter oppure no? E lei la babysitter e lui l'ha chiamata KGB. Cioè, è divertentissimo. Cioè, posso io andare a prendere, cioè, arrivare al concetto, a volte ho detto Madonna, ma è terribile, cioè, posso andare a prendere mia figlia a scuola, ci fa un'oretta, a volte la porto a casa, no, ci va la babysitter, cioè, ma sono suo padre.
E queste domande restano nella strozza, come si dice a Roma, perché l'altra persona non ti sente, ma il tribunale, la cosa c'era, non ti danno motivazione. No? Nella parte, poi lo leggeremo, nella parte finale di cosa, c'è scritto un resoconto di quante ore e minuti lui è riuscito a parlare nelle varie sedute di questi e quanto ne ha usufruito la moglie. C'è uno sbilanciamento quasi da un accento, appunto, in cui, trovandosi in una situazione particolare, ha trovato finalmente, c'era finalmente una figura che ha chiesto a lui qualcosa, ed era impressionante finalmente trovarsi dopo anni a poter dire in un'udienza pubblica qualcosa circa quello che stava capitando. Vorrei vedere di più mio figlio. Ho detto, cosa posso dire in 5 secondi perché non so se me ne danno sempre. No? Quindi il punto era questo qua. Quindi io l'ho vissuta da una parte come un'avventura, è un racconto di avventura, e tutti gli effetti. C'è il cattivo, c'è il buono, c'è la maledetta, c'è il maledetto, c'è la figlia, c'è il mare impetuoso, c'è se arriverò lì, se non ci arrivo, cosa devo fare, gli avvocati. È un'avventura, è un racconto d'avventura. Poi c'è la realtà, e uno dice, cazzo, ma è possibile che la realtà sia un'avventura? Sì, lo sappiamo, uno di noi magari non ha necessariamente passato questa situazione, però l'ha sfiorata, ci è passato intorno. E poi lui è testimone, in qualche modo, suo malgrado rappresentante dopo l'uscita del libro, o di padre, come lo chiamano, che si trova in una situazione di disagio economico gigantesco, di disagio generale, perché non sanno come fare, devono dimostrare, non ce la fa. Ogni festa del papà, forse è uno di questi motivi per cui non ho fatto a marzo questo appuntamento, perché molte feste del papà ci sono delle manifestazioni vere e proprie, no? Di un papà che dicono, ascoltateci, insomma. Non è uno schieramento, non è una posizione di parte, perché noi sappiamo quanto nella vicenda familiare poi abbiamo storie di violenze, di soprusi non detti tra uomo e donna, e che le donne rimangono così. Però in questo caso io mi sono concentrato su una storia, su una vicenda, su un fatto, su un modo di raccontare e su un modo di scrivere. In tutte e cinque le circostanze io ho trovato una intensità che non avevo trovato in altri libri in cui i racconti di distanze, di separazioni possono essere. Insomma, qui mi sono un po' dilungato un po' tanto su questa cosa qui, però ecco, mi faceva piacere un libro così particolare, con una persona così particolare, amabilissima, si era anche stata con noi. Intanto, Stefano, ti ringrazio intanto di questo invito e ringrazio ovviamente anche voi che siete qui ad ascoltarmi. Anche se mi sembra di una cosa. Posso fare una domanda a lui? Sì, certo. Poteva essere scritto anche da una donna, hai incontrato una sensibilità. No, rispetto a quello che lui ha vissuto nella legislazione che ha incontrato, no, non poteva essere scritto da una donna. No, perché le cose che sono successe in virtù del fatto che era il padre, non la madre. E questo va accettato, va. È importante.